Grazie Presidente, signori del Governo, colleghi senatori. Con il disegno di legge appena discusso si intende regolamentare legislativamente e promuovere di conseguenza le donazioni del corpo post mortem, la cui tipizzazione giuridica e procedurale è stata ampiamente illustrata dal relatore. E questo è un provvedimento a cui non possiamo far mancare il nostro voto favorevole, è perché è approvato all'unanimità dalla 12ª Commissione, sia perché favorisce la formazione e ricerca, cosa di cui siamo convinti sostenitori, posti che solo con una didattica, scusate, sono senza occhiali, vocata al concreto apprendimento ad una ricerca finalizzata, si possono ottenere risultati di cui le future generazioni potranno beneficiare con una sempre migliore pratica clinica, con un occhio attento anche ai conti per salvaguardare il principio dell'universalità delle cure, che rappresenta un postulato non negoziabile in questa legislatura, atteso che con la sussidiarietà negli ultimi anni si è perso un po' il punto di vista, il concetto che la sanità, in quanto bene pubblico inalienabile, deve avere una forte governance istituzionale in punto di programmazione, acquisto e controllo. Come abbiamo avuto modo di confermare in sede redigente, la nuova disciplina in sostituzione abrogativa di quanto previsto in materia del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al Regio Decreto numero 1592 del 31 agosto 1933, dovrà trovare puntuale e tempestiva declinazione attuativa nel previsto regolamento governativo su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sancendo intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, allo scopo di semplificare e modulare al meglio le indicazioni di dettaglio per razionalizzare e ottimizzare tutti gli aspetti gestionali utili a garantire il miglior perseguimento delle finalità di studio, di formazione e di ricerca scientifica, cui il sistema di donazione ed equo è strumentale. Ciò è tanto più importante quanto più si considera che, in relazione alle diverse competenze, vi è la necessità di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione e in particolare attraverso il sistema delle conferenze. Il provvedimento infatti è riconducibile in alcune parti alla materia di competenza legislativa esclusiva statale e per altre risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente. Poteva sicuramente essere fatto di più in tema di formazione, ma quanto deliberato dalla 12ª Commissione rappresenta comunque l'inizio di un percorso atteso da tempo dagli studiosi e dagli operatori del settore, che potranno così iniziare, grazie a questo provvedimento, una nuova fase decisamente innovativa. Vorrei ricordare infine che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione per il lavoro che è stato fatto e in particolare per l'approvazione all'unanimità del provvedimento da parte della 12ª Commissione, che ha lavorato unita per il raggiungimento dell'obiettivo. E questo, come detto, un provvedimento a cui sentiamo di dare convintamente il nostro voto favorevole, perché è in grado di implementare formazione e ricerca, di cui siamo ferventi sostenitori. Esprimo quindi il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione. Grazie. Grazie, senatrice Maria.